tecnico. No, ma intanto un tecnico per le cose commerciali. Perché insomma è importante anche sentire i cittadini per un progetto più ampio per il lungomare. Ma non è che questo qui è un incontro che facciamo anche con i commercianti, con tutte le realtà economiche delle... Ma noi possiamo assistere per vedere cosa succede e cosa viene detto? Beh, stiamo ricevendo per settori, poi magari riceveremo anche voi. È una cosa che già stiamo facendo da sempre, abbiamo ricevuto sempre voi. Tutte le realtà. Però c'è chi è responsabile di abusi proprio anche come categoria, ci sono molti sequestri, non è che insomma ci sono, non è. Quindi noi stiamo ricevendo tutti quanti, non abbiamo mai. Non potevamo non ricevere determinate realtà, perché ci sono pure molta gente che fa il suo lavoro. L'importante è che si vada avanti. Ma noi stiamo andando avanti, voi seguite. Mi scusi, noi siamo diciamo attenti a queste cose, però ci sembra che la situazione per quanto riguarda la fluibilità, la visibilità del mare, mi sembra non è cambiato molto. Sì, la 92, la 92, come la 23 ha cambiato poco. Rispettare, però noi siamo devono far rispettare gli organi di vigilanza, faremo dei solleciti agli organi che dovranno farla rispettare. Più che dare, noi non è che possiamo andare poi materialmente a fare, abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare. Ma mancano i controlli, mi scusi, sono... Non li fa la commissione, dà le disposizioni, certo. Il municipio prende i provvedimenti amministrativi, ci sono gli organi poi di polizia, di tutte le forze dell'ordine, a cui abbiamo dato, detto di far rispettare, ora quello è il compito, per cominciare la Polizia di Stato, a finire a Corpo di Vigili Urbani, ognuno ha il suo settore di controllo e li faranno, però è tanto il lavoro da fare. Io sono 6 mesi che sono qui, signore, stiamo facendo dei passi avanti, mi pare. Noi dobbiamo rispettare anche dei nominati, noi siamo un organo amministrativo, non siamo un organo che è in grado di fare tanti passaggi più, li stiamo facendo tutti, mi sembra, cercando di mantenere un certo equilibrio su tutta la situazione. Scusi, dottore, perché altrimenti si... Ma una cosa, noi però per quanto riguarda i tavoli, se ci saranno o ci dovranno essere, io... Sono tavoli per settori, per cercare anche di tranquillizzare, nessuno colpisce. Sono tavoli che non è pensabile che ci possa essere solo una parte, nel senso che... Ma noi abbiamo fatto tavolo con voi, abbiamo fatto tavolo con tutte le realtà sociali, politiche, economiche, c'è anche le realtà del commercio, che hanno chiesto di essere incontrati, non è che possiamo non incontrarli. Mi scusi, quei famosi 2 dei 12 varchi al pontile, che sono proprio il biglietto da visita di Ostia, che è una cosa proprio orrenda, impraticabile, pericolosa, cosa pensa di fare qualcosa? C'è qualcosa in programma per quei 2 passaggi? Noi stiamo ripulendo le spiagge libere, tutte quante sistematicamente. Andando avanti con le priorità, dovevamo riaprire Capocotta, Castel Porziano, non è che sono stati i gabbiani a ripulirli. Noi vediamo delle procedure amministrative, seguire le procedure amministrative, se dei magistrati impongono che se devono riaprire, noi proviamo a ridurre, ma la legge va rispettata in tutti i sensi, noi dobbiamo seguire le procedure amministrative, no? Non possiamo forzarle, non abbiamo questo potere. E lo stiamo facendo, seguendo quello che è le regole. Forse con una pressione di richieste qualcosa si otterrebbe. Come? Forse con una maggiore pressione di richieste si otterrebbe qualcosa di più. Tutte le richieste stiamo facendo, quello che possiamo fare, nei limiti del rispetto della legalità, dobbiamo ripristinare tutto il rispetto delle regole, però vanno lentamente. Ho lavorato è sparito. Sono 30 anni che c'era un furgone qui sul pontile, e com'è che è sparito? Non è che è stato che è andato via da solo. Adesso speriamo di togliere anche quello che sta sulla ruota, però perché sono scadute le licenze, non le abbiamo rinnovate. Siamo arrivati qui il 15 settembre, oggi Insomma io penso che noi da non è che non abbiamo fatto nulla, ci aspettiamo una cosa, che dal momento in cui si debba parlare di nuovo progetto per il lungomare di Ostia, lungomare di Ostia lo sta facendo Risorse per Roma, che è una società di urbanisti che ha lavorato fino adesso con i fondi del municipio. Tronca ha firmato ieri, mi pare, la delibera per avere i fondi, perché altrimenti è una società nulla. E continuerà a lavorare. Noi faremo un progetto che sottoporremo alla realtà politica che arriverà al municipio, perché al consiglio comunale, che sarà una cosa di
dicendo questo dovrebbe essere il litorale di Ostia, in base a tre aspetti, aspetto legislativo che sta entrando in vigore perché stiamo aspettando che venga emanato il regolamento della regione, su cui noi abbiamo dato il nostro contributo di suggerimenti nei limiti del nostro mandato e anche portando avanti determinate idee, che è stato approvato in giunta, sta per essere definitivamente. L'altro aspetto che verrà da considerare è che questo progetto di risorse per Roma deve essere poi approvato, avere i pareri e deve essere anche realizzato, e deve essere approvato da un organo politico. Che sarà il Consiglio Comunale, però l'abbiamo avviato. E le posizioni dei singoli stabilimenti, ognuno è una storia a sé stante, e su ognuno di loro noi abbiamo concluso l'attività di ricognizione l'altro giorno, abbiamo fatto una riunione alla Capitaneria di Porto per esaminare le singole posizioni, e per ogni singola posizione abbiamo cominciato a fare i primi atti laddove abbiamo ritenuto che ci fossero del mancato rispetto delle concessioni balneari che erano state date. Sono tre aspetti sulle concessioni di ogni singolo, c'è qualcosa di più, ma sostanzialmente o non hanno rispettato la convenzione iniziale, la concessione, quello che erano le prescrizioni, o non hanno rispettato il pagamento dei canoni. Certo. Noi a dicembre abbiamo pubblicato quello che loro avrebbero dovuto dare, adesso per ogni singolo di questo vediamo quanto manca, sono alcuni che l'hanno pagato. Dei lavoratori anche. Quello è un altro aspetto che riguarda le ASL, riguarda non è. Sono aspetti, ma quelli principali sono. E l'altra è la superficiazione delle superfici effettive utilizzate. Noi abbiamo fatto una ricognizione su tutti i vari archivi, Capitaneria di Porto, Agenzia del Demanio, Municipio, Polizia Locale, anche con vari interventi fatti. E per ognuno di loro verrà portata avanti la situazione. Abbiamo cominciato a fare le prime avvisi di revoca delle concessioni, di avvio della procedura di revoca delle concessioni. Io non amo fare pubblicità o prendere il singolo caso. Poi se nel contenzioso che sicuramente verrà creato, iniziato, verrà creato, abbiamo ragione noi, ci sono anche sentenze del Consiglio di Stato abbiamo imposto che venisse giù, abbiamo un anno ancora di stare qui, più o meno, more or less, come diceva la famosa pubblicità di Voltaire. Poi lasceremo la palla, cerchiamo di lasciare la palla a chi ci succederà, sarà eletto da voi in maniera corretta, più riusciamo ad andare avanti, più sarà difficile tornare indietro. Abbiamo la fiducia in quello che sta facendo. Quello che penso che vorremmo, serva, come dire, affiancarvi, farvi sentire la nostra vicinanza, perché riteniamo che lo Stato possa correggere. Se ci volete dare una mano, però mettete in risalto che la buona educazione vorrebbe, non è da parte vostra, se uno pulisce capocotta e pulisce di vernice con gli operai le docce, ci metti i cipollotti e il giorno dopo non ritrovi i cipollotti, è una questione di civiltà, non è possibile, possiamo mettere un po' di sotto noi. Stiamo facendo anche un'altra cosa che forse potrà aiutare in questa azione di sorveglianza, non avendo perché qua una convenzione con le associazioni degli ex forze dell'ordine che stanno in pensione, i carabinieri che si sono offerti di darci una mano, faremo una convenzione in maniera che loro possano darci una mano nella sorveglianza di tutto il litorale, che vengono rispettate certe regole, perché poi o vai da una parte o vai da un'altra. Abbiamo fatto mettere d'accordo col prefetto Gabrielli prima che andasse via, abbiamo fatto rinforzare il servizio che viene fatto dalle forze armate. Il progetto Italia Sicura prevedeva qui delle postazioni fisse, noi abbiamo chiesto e ci sono stati dati 60 uomini per le postazioni dinamiche, quindi che vedrete girare con polizia e carabinieri. Già girano, ecco, perché erano in fase di... ecco, questo l'abbiamo chiesto noi, e Gabrielli ce l'ha dato, è un bel segno vedere i militari. Non è che non fanno, abbiamo fatto alleggerire l'armamento, ma neanche perché sarebbe forse già pronto. Comunque, ecco, noi ci siamo, ecco, molte cose non le possiamo fare perché non possiamo prendere scorciatoie. Certo, ma è chiaro, ci sono dei tempi. Ci sono delle cose che
anche il buonsenso vorrebbe, anche l'affidamento delle aree verdi, l'affidamento dei... Però perché i bandi sono bloccati? Sono interessato perché noi dicevamo, il bando per la vendita dei cocomeri, che ci hanno assicurato che lo facevano, invece possiamo già a metà giugno. Qua il direttore del municipio ha le sue indicazioni, anche i suoi limiti, i suoi paletti. Noi dobbiamo rispettare il lavoro. Non è che è una discrezione, noi stiamo sollecitando, più si riesce a dare dei servizi anche di ausilio alla gente, dà la possibilità di aiutare, qui c'è molta gente di buona volontà. Che a prescindere, che vogliono tutti. Adesso faremo, stiamo organizzando per il centenario un concerto delle. O della banda della polizia o della banda dei carabinieri, stiamo vedendo quale delle due è disponibile, o per il 14 o 15 luglio. Siamo proprio in queste ore, lo stiamo organizzando per il centenario di Ostia, che si farà un concerto in piazza Comazio, dove sarete invitati tutti quanti, ed è anche un segno che vogliamo dare alla cittadinanza di presenza di anche simbolica di avvicinamento dei cittadini, perché queste sono cose, cioè la polizia non è fatta, è bisogna ragionare che la polizia non è fatta solo, reprime quelli cattivi e non reprime quelli buoni. Di fronte alla Cristoforo Colombo è praticamente quella, è stata restituita quella spiaggia, c'era stato detto che il problema è che non si sa chi può aprire e chiudere il cancello, ma è una cosa vergognosa perché lì i turisti vengono, scendono dal Tenino e non è stato possibile neanche far bando per riassegnarla, perché vediamo, ce ne dobbiamo assumere la responsabilità della gestione. Infatti, la gestione. Ma non c'è più il concessionario. Ho messo i cartelli che è divieto di balneazione. Stare attenti a non bagnarmi. Come mai il ministro Alfano non gli ha dato i poteri straordinari per poter gestire un po' meglio tutta la situazione? No, non è il ministro Alfano, è la legge che attribuisce determinati poteri. Noi agiamo in quel limite lì, è una legge, quindi per modificarla dovrebbe esserci una proposta di legge che rafforzi. L'ha sollecitata anche la Presidente della Commissione Antimafia, che vengano dati più poteri alle commissioni. In realtà la Commissione straordinaria, per un strano gioco di norme, è più condizionata a rispetto di altri, cioè noi certificazioni antimafia dobbiamo chiedere, e abbiamo una difficoltà oggettiva che ci arrivano magari dopo che il bando è scaduto. Allora questo più che poteri straordinari è una riflessione, però non può essere fatta da noi operativi, e da chi ci dà il mandato deve essere fatta. È stata sollecitata dalla stessa Presidente Bindi per dare, per metterci in condizione di essere più veloci. Questo non è un tavolo quindi non è un tavolo per concordare con i responsabili degli abusi futuro del mare questa è la rassicurazione che penso che si debba dare tutte le realtà. Penso sia la cosa importante, le associazioni, non il singolo. Non si parla di abusi, io gli ho pure detto nell'altra riunione a tutti quanti. Dottor Puppiani, ognuno ha la posizione singola, è una cosa. La posizione collettiva, ci stiamo parlando, riguarda anche la vostra, cioè, gente che ci lavora lì, che vuole lavorare. Però comunque questi non sono incontri per concordare con loro il futuro del comando. Questa è la rassicurazione positive che interessa ai cittadini. Per la gestione di cose che si possono gestire nell'ambito della... Questa è una cosa che lei può fare, e che nei tavoli tecnici e cose ci sia anche la partecipazione, quantomeno anche dei cittadini. Quantomeno. Possiamo chiedere... passare sto sbaglio. No, voglio dire, dobbiamo ricordare anche con il nuovo sindaco. Noi ci preoccupiamo, se non sto facendo, perché loro hanno fatto per rispetto a chi verrà. Perché io prima, adesso ho un interlocutore che è il commissario Tronca, che non fa comunicati stampa, lui non li faccio neanche io, pensiamo noi. Quando sarà il nuovo sindaco, questo sarà, allora io dovrò portarmi con lui, perché è comunque un municipio di Roma. Cioè, in base a quello che deciderà, io gli parlerò. Questa è la situazione, in base a quello poi quindi noi però potremmo, ora mi sembra, noi però possiamo però dire quello che lei ci ha detto, e diremo che questo non è esattamente voi mi avete sentito, lui ha registrato, vabbè, lo faremo tanto, poi non è lo potete fare, mi avete incontrato il prefetto, è stato anche un buon lavoro, grazie. Grazie.